del rigore e poi come l'hai vissuto, come è stata l'intervento di interpretazione, qua intuito il tiro, era angolato non fortissimo. Dico la verità, il rigore non l'ho visto benissimo perché comunque c'era una mucchiata, quindi non ho visto bene per giudicare se era rigore o meno. Il rigore è stata la mia sensazione che lo tirasse lì, poi la vista di settimana abbiamo studiato gli attaccanti e niente, è andata bene. Poi hai avuto anche due interventi successivi in pochi minuti decisivi, sia sul traversone interno sia poi sulla conclusione insieme di Mingazzini. Sì, comunque abbiamo sofferto un po', come avevo già detto, trovavamo un ambiente molto caldo e comunque l'importante era portare a casa i tre punti. La sensazione è che comunque questa Lucchese aveva messo molto più in difficoltà del Livorno, abbia giocato molto di più. Cioè abbia preparato questa partita meglio per mettere in difficoltà. Sì, perché magari avevano il fattore che giocavano in casa, il pubblico comunque si è fatto sentire, è stata una squadra secondo me ben organizzata e anche molto valida. E ripeto, ogni domenica troveremo delle partite così. Noi dobbiamo essere bravi a saper affrontare tutte questo tipo di partite. Che questo vale per tutti e due, però il mister non era molto contento, non tanto dell'approccio quanto proprio del gioco. Non glielo spiego. Ha ragione, sì, però dicevo che non era facile. Comunque ci venivano a prendere molto alti, era anche difficile giocare la palla e tutto. Non era facile, l'importante, ripeto, secondo me, è aver portato a casa i tre punti. Senti, da soli in testa, vedono anche da soli là in alto, che vuol dire, troppo presto. Non ho capito. Da soli là in alto, è tutt'altra partenza rispetto all'anno scorso questo. Sì, vabbè, Alessandro è più anni che parte bene. L'anno scorso non era partita benissimo. Sì, prima di gennaio. Però questa... Cioè, è una cosa positiva, però vediamo alla fine, bisogna tenere duro e arrivare bene alla fine. Hai fatto una partita molto attenta, specialmente in difesa. Sì, vabbè, anche perché come abbiamo giocato, no? Ha detto anche Ike che era difficile, no? Penso che quella situazione ce la siamo creati noi da soli, no? Che avevamo poca personalità di giocare, ci sta per i 10 minuti magari da tutti avanti, perché comunque è un campo dove è difficile che puoi giocare. Perché la stop la rimbalza 3 volte davanti. Dovevamo provare almeno, dopo i primi 10 minuti magari soffri, la butti su, poi dopo personalità e giocare, se vuoi vincere le partite. Nel secondo tempo ha spostato Terrani dall'altra parte, che è stato il giocatore che ci ha dato più fastidio, l'ha dato a Manfrini nel primo tempo, è un elemento difficile da tenere. Sì, penso che ci ha detto anche in settimana che due loro esterni sono giocatori più forti, diciamo, no? Giocano molto su di loro, hanno qualità, lui è altro. E Martinez in alto, adesso del primo. Un pensiero all'Arezzo, avete già fatto? No, ancora. Ci siamo concentrati per questa partita qua. Vediamo questi giochi.